Amici del Bordo Vasca, eccoci ritornati alla terza puntata di Valore Sportivo. Abbiamo qui tre ospiti, stavamo un po' parlando in questo pre-puntata. Parto ovviamente dalla nostra regina di questa puntata, Francesca Fangio, è reduce dalla terza vittoria negli assoluti italiani, appunto, nei 200 rana. Ci racconterai un po' come è andata quel di Riccione. Alla mia destra abbiamo Antonio Primerano, atleta e factotum, guru della Bfit Legnano, una realtà che hai creato tu, mi stavi raccontando. Sì, insieme a un socio che poi magari vi racconto. Però. Perfetto, e poi come sempre abbiamo un piccolo spazio per la pallanuoto e con noi c'è Matteo Hafker, tu sei dirigente in quel di Bollate, nei Titans, e esatto. Sei invece allenatore in quella che è la realtà di Carano Pertusella, l'Omnia Sport. Esatto. Ci racconterai un po' come sta andando la tua vita da dirigente, arbitro, mi dicevi, anche arbitro. Allenatore. Esatto. Ma passiamo subito, diciamo così, all'attualità. E abbiamo con noi una... Allora, la domanda che mi hanno detto è: campionessa d'Italia, medaglia d'oro, stai cominciando ad abituarti ai suoni così melodiosi. Come rispondi a questa domanda così bella? No, sinceramente non ci si abitua mai ai complimenti. Ti piace un po' essere lusingata? Beh, quando uno se lo merita, sì. Dai. Giusto. Sei obiettiva, giusto? No, sono molto soddisfatta dei risultati che sto raggiungendo anno dopo anno, diciamo. Quindi, sì. Sembri una che ha le cose ben in chiaro. Stai rispettando la tua tabella di marcia, non sembri una che fa le cose così soltanto per divertirsi. Sembri una abbastanza decisa. Esatto, sì. Sono anche al di sopra delle aspettative che mi ero predisposta, quindi molto 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 contenta. Com'è andata la gara di settimana scorsa? Molto bene, sono riuscita ad ottenere un ottimo risultato, anche se mi lascio un po' l'amaro in bocca per quei 29 centesimi che mi hanno diviso dal record italiano che tanto sognavo, però sono contenta, soprattutto dopo tutto il mese delle sfighe varie che mi sono accadute, non pensavo neanche di poter essere là a gareggiare. Quindi... Diciamo che hai avuto un piccolo intoppo prima esatto. Di Riccione, tra l'altro era stata ospite della nostra prima puntata la tua compagna, anche a distanza se non sbaglio, Sara? Sì, coinquilina. In quel di Treviglio, tu sei un atleta di InSport Rane Rosse. Esatto. Ci racconti un attimo anche proprio la realtà in quel di Treviglio, lo stesso allenatore Renzo Bonora. E allora, io mi sono trasferita a Treviglio nel 2012, settembre 2012, avevo 17 anni e mi era stata proposta questa cosa di potermi trasferire là, allenarmi con un gruppo di ranisti, con un allenatore specializzato nella rana, e quindi ho preso questa cosa come un'esperienza di vita e sono partita, ho lasciato casa a Livorno, sono andata e mi sono trasferita là e adesso si sta rivelando la scelta giusta, quindi adesso sono là, mi alleno alla piscina di Treviglio con Renzo Bonora e Sara Morotti, che è la mia compagna in tutto e per tutto, che non so se è bene o male, però esatto. Però sì, sono molto contenta di tutta la realtà che mi circonda, ecco, diciamo così, l'abbiamo citata, viaggia attorno allo studio, possiamo dirlo, dietro le quinte. Com'è andata lei invece a Riccione? Molto bene, anche lei ha preso la sua prima patacca, come la chiamiamo noi, di bronzo, e quindi siamo state molto brave entrambi. Diciamo che il nostro allenatore non si può lamentare adesso. Ma per vedere se siete state veramente brave, abbiamo il certificato di Riccione, perché si è preparato tutto quello. Il meeting di Riccione. Con un'enciclopedia vivente del nuoto. Allora, partiamo da ovviamente i risultati che più ti hanno colpito. Ma io farei un cappello introduttivo, nel senso che questi campionati italiani, nonostante lo stato di forma sia in preparazione di quelli che sono gli attuali campionati mondiali in vasca corta in Cina, sono comunque stati ottimi risultati. Degno di nota ovviamente quello di Francesca, che avvicina il record italiano nei due rane. Infatti sono un po' stupito nel fatto di vederla qui e non in Cina. Però avrà tempo sicuramente di farsi notare, anche perché le prospettive sono ottime. E questi recenti campionati italiani si è visto un ottimo Marco Orsi, in rinascita dopo i problemi che ha avuto un po' dalla malattia che l'ha tenuto fermo.
si è cimentato su delle gare non sue, perché insomma si è fatto vedere, ben vedere nei 100 misti, infatti vedremo ai mondiali come reagirà. Il ritorno di Federica Pellegrini nel 200 stile libero, che comunque non ha fatto un tempo eccelso, perché 1,55 qualcosa non è il suo ovviamente migliore, perché è il migliore record del mondo, però si è ricimentata, non sarà una gara dove lei si cimenterà ovviamente nel breve, comunque campionati mondiali, però è bello rivederla in vasca in una delle sue gare principali. Direi degno di nota Silvia Scalia nei 100 d'orso e nei 50, veramente, e sono molto contento anche perché la conosco personalmente, quindi sono felice di aver visto questi risultati. E poi l'ultima persona che secondo me ha bisogno di una nota positiva è Matteo Rivolta, che è stato bello rivederlo comunque tornare su dei tempi importanti nei 100 delfino, anche perché ci mancava. È stato ben... non abbiamo sentito tanto la mancanza grazie a Codia ai campionati europei, che ha fatto una gara della eccelsa, okay. Però bene, sono contento, ecco, questi sono i nomi che secondo me vengono un po' fuori. Ovviamente, come tutti i buoni professori, matita blu per per i bravi studenti, sì. Matita rossa per chi invece magari non ha dato quello che ci si aspettava. Sì, matita rossa per chi ha dato quello, cioè che non ha ben figurato, forse per magari preparazione in vista dei campionati mondiali. Parlavamo prima di magari un'Arianna non proprio in formissima, però ci sta, nel senso che ne conosco la sua storia, so benissimo che ha avuto un po' di problemi fisici, quindi insieme al suo allenatore avrà pensato di mantenere un certo regime di allenamento in vista appunto dei mondiali che ci sono adesso. Altri risultati negativi, obiettivamente, della nazionale, negativi da matita rossa non ne ho visti, devo essere sincero, perché comunque Detti è tornato bene, Paltrinieri ha fatto un ottimo 1500, secondo me la nazionale è in forma e ben figurerà in questi mondiali. Tra l'altro, giusto per, essendo noi comunque una piattaforma che va ad abbracciare tutti gli appassionati e chi si sta avvicinando al mondo della piscina, che momento della stagione è per i nuotatori? Dopo gli italiani cosa ci si prospetta? No, per i nuotatori adesso ci sono questi mondiali. E poi ovviamente credo che tutti i grandi abbiano come unico obiettivo le Olimpiadi, perché ci sono molti atleti, perché le Olimpiadi saranno nel 2020, 20, esatto. Quindi sono tra 2 anni, ma 2 anni per un nuotatore non è tantissimo, quindi credo che le prospettive siano quelle. È ovvio che in mezzo ci saranno altre gare nazionali, internazionali, trofei importanti, però il ciclo di lavoro è finalizzato su quello, spero che anche Francesca lo finalizzi in vista di questo appuntamento importante, anche Sara che è in regia e che non si appaghi della medaglia che ha appena vinto, anche perché Arianna tornerà sicuramente a farsi valere, quindi dovrà lottare, ma è un sano agonismo. Sì, sì, ovvio. Quindi insomma io credo che un nuotatore d'alto livello, o comunque questa nazionale che arriverà secondo me in blocco con delle fiammate come possono essere quelle di Francesca e Sara, punterà dritta su Tokyo, perché quello è l'obiettivo di questa nazionale, anche perché dopo Tokyo ci sarà un cambio generazionale sicuramente. Perfetto, rimaniamo noi a bordo piscina, cambiamo però disciplina, con Matteo affronteremo tutto ciò che concerne la pallanuoto. Prima di capire un po' anche soltanto le differenze di approccio che hai avuto tu sei, ho letto nella tua piccola biografia, un ex nuotatore che poi ha abbracciato questa disciplina. Esatto. Un momento delle due società che stai gestendo, uh-huh. Quella da dirigente e quella da allenatore. Come sta andando l'annata? Allora, l'annata è iniziata malino, diciamo malino, anzi molto molto male in realtà, a bollate, perché la piscina in cui pensavamo di trasferirci purtroppo è guasta. È ancora guasta, stiamo facendo i lavori, o meglio, stanno facendo i proprietari i lavori. E quindi abbiamo dovuto spostare le attività su altri impianti e un po' in palestra. Speriamo a gennaio di iniziare. A Carrone invece proseguiamo un ottimo lavoro che dal 2013 a oggi ci ha portato ad avere 2 squadre nel campionato Pallanuoto Italia, che è amatoriale. Ora stavamo parlando di attività di alto livello, noi non facciamo basso livello per carità, però la nostra attività è prettamente amatoriale, quindi anche come numero di allenamenti sono massimo 3, proprio qualche squadra magari 4 a settimana, le partite la domenica ed è più veramente un'attività a scopo ludico, a scopo educativo diciamo. E a Carona abbiamo avuto ottimi risultati, quest'anno portiamo 2 categorie in campionato e abbiamo veramente un sacco di atleti per la piscina piccola di Caronno, che comunque è una realtà diciamo abbastanza familiare, chi è di Caronno o dei limitrofi lo sa,
che comunque sia una piscina non a gestione familiare, ma più o meno, insomma, ci sentiamo una famiglia. La vasca è piccola, però il fatto di riuscire a fare pallanuoto in una vasca così piccola è un motivo di orgoglio. Abbiamo ormai più di 60 atleti su 4 categorie, portiamo solo le due più adulte, più grandi, under 14 e under 16, nel campionato, e stiamo avendo buoni risultati anche quest'anno. Tra l'altro tu hai parlato di aspetto ludico, c'è anche da dire che però Pallanuoto Italia permette sostanzialmente a delle piscine e anche proprio a delle zone territoriali importanti, quindi tutto il nord, di avere della pallanuoto, una tradizione che si era purtroppo persa, come diciamo sempre, c'erano a livello federale dei punti saldi, inutile che stiamo sempre a ripeterli, però comunque c'è sì un aspetto ludico, ma è quasi un aspetto sociale, state salvaguardando una disciplina che effettivamente si era un po' persa. Ma in realtà ha fatto fatica a fiorire, semplicemente perché fiorisce dove c'è il mare o dove c'è il lago, quindi la Liguria domina il nord Italia, così come magari nel sud è un po' più diffusa, c'è stata la grande scuola di Napoli. Però in Lombardia ci sono tanti posti in cui fare nuoto, ma pochi in cui fare pallanuoto, ma un aspetto gestionale della piscina in realtà. Lo scopo ludico sì, è la base, come tutti gli sport ci si deve divertire. Io ho smesso di fare nuoto agonistico perché mi annoiavo andare avanti e indietro, e ovviamente annoiandomi non ero stimolato a avere risultati, non li ho mai avuti. Sono passato a fare pallanuoto, non dico di aver avuto risultati, ma ho avuto amici, mi sono divertito tanto e continuo ancora adesso a 34 anni, dopo 20 stagioni, a fare la mia attività in acqua. Senza dimenticare che tra l'altro il fiorire di molte realtà legate a Pallanuoto Italia è sintomo anche che a livello economico la piscina ha, diciamo così, è inutile nasconderlo, un tornaconto, e quindi l'investire sulla pallanuoto ha un riscontro importante anche sui conti, che di fatto sono purtroppo i giudici ultimi. Assolutamente sì, assolutamente sì. In realtà con l'acquisto magari soltanto delle porte e dei palloni all'inizio si sfruttano degli spazi, magari in acqua alta, magari in contemporanea con l'acqua gym, e adesso qui qualcuno storcerà il naso, però veramente si sfruttano spazi che prima non erano nemmeno considerati, si lasciava il nuoto libero. Ora con magari due corsie si riesce, togliendo la cordicella in mezzo, a fare un'attività onesta, non ovviamente di livello professionale, nessuno diventerà chissà chi in questo settore se rimane nell'amatorialità, però può iniziare un percorso che va molto avanti nel tempo. Appunto, parlavamo magari o parleremo dopo dei master, io alleno una squadra master ancora a Bollate nei Titans, e abbiamo veramente persone di tutte le età, ci sono arrivati i genitori dei bambini dell'under 10 che volevano provare, così come magari l'atleta che ha avuto il suo momento di lustro che decide di proseguire l'attività divertente che sa già fare, ovviamente. Anche perché Matteo, come tantissimi personaggi che ruotano attorno al mondo di Pallanuoto Italia, tu sei sia allenatore, giocatore e poi anche arbitro, quindi questa era la prima parte. Da tutto è lui. Sì, ci sono veramente queste figure quasi mitologiche. Grande, poi ne parliamo. E infatti questa era la presentazione, il primo blocco in cui abbiamo presentato tutti i nostri tre ospiti, ci vediamo dopo un piccolo break pubblicitario.
Eccoci tornati, stavamo parlando, è inutile nasconderlo ancora, delle tue prestazioni in quel di Riccione, e ci stavamo chiedendo se dopo 3 titoli italiani non è che venga dato un po' per scontato il risultato, ma se un atleta in uno sport comunque individuale, viste le, come dicevi tu, le tabelle che uno si pone, si aspetti un po' il risultato e non ci sia più l'appagamento della prima volta. Come vivi le tue vittorie? Allora, sinceramente il nuoto è uno sport che non è mai sicuro, cioè l'agguato è sempre dietro l'angolo, ci sono soprattutto le ragazzine più piccole che comunque vengono su, che quindi magari hanno degli exploit che non ti aspetti, quindi stai sempre allerta. E io mi butto in acqua e cerco sempre di dare il meglio che posso. Ovviamente quando nuoto e durante la gara, a un certo punto della gara, mi vedo davanti, so che magari nessuno mi riprende, però ecco, prima della gara la vivo molto serenamente e con l'attenzione che comunque qualcuno possa mettere la zampata davanti. Ecco. In acqua hai sempre le giuste sensazioni, nel senso che il tuo corpo rispecchia quello che poi dice il cronometro? No, per esempio a questi campionati è la prima volta che mi capita, sinceramente. E io in acqua non mi sentivo per niente bene, né nei riscaldamenti né nelle altre gare precedenti ai miei 200 rana. E però quando toccavo la piastra e mi giravo i tempi erano eccellenti, quindi a volte... Questo è perché il valore sportivo ti aveva invitato e tu non potevi che essere la campionessa. Questo. E invece, sempre parlando ad altri sportivi, qual è la gara che più ti ha divertito? Allora, in campo femminile la gara che mi ha divertito di più sono i 200 misti, perché nonostante l'assenza di Ilaria Cusinato, che ormai è la regina indiscussa, c'è stata Anna Pirovano, che tra l'altro è una mia compagna di squadra e quest'estate è stata anche la mia compagna di stanza agli europei a Glasgow, e me la sono coccolata perché lei è piccolina, è del 2000. E che mentre ha fatto tu sei del 95, ormai io sono vecchia, fase calante. Sì. E mi ha fatto molto piacere la sua vittoria, perché se la merita tutta, è una ragazza che si impegna in questo sport veramente con una passione particolare, e nonostante le belle mazzate che si sia presa l'anno passato, quest'anno è riuscita a far vedere veramente quanto vale, quindi quella è la gara che più mi ha divertito e colpito. Hai parlato di mazzate, hai parlato di persone che comunque si fanno il mazzo onestamente per stare lì davanti, sì, e ottenere quei risultati. Racconta un po' la tua giornata base, nel senso che anche con Sara abbiamo parlato di fino a 7 ore di allenamento. Sì. E poi la domanda è sempre, soprattutto quando arriva alle mazzate, come riuscite a rispondere? Allora, la mia giornata tipo è un po' particolare, nel senso è un po' diversa dagli altri nuotatori classici al mio livello, perché mi dedico anche ai corsi in piscina con bambini, adulti, quindi passo H24 in piscina tutti i giorni praticamente, a parte il sabato e la domenica che mi dedico al riposo quando non abbiamo le gare. Esatto. E quindi insomma vivo e respiro cloro tutti i giorni. E se invece dovessi dare magari un consiglio a un ragazzo che vuole approcciarsi appunto alla disciplina del nuoto, cosa consiglieresti? Allora, consiglierei prima di tutto ai genitori di non intromettersi troppo. Okay. Tu hai avuto dei genitori molto permissivi o erano persone... No, i miei genitori mi hanno sempre appoggiato in qualunque scelta, persino quando me ne sono andata via da casa a 17 anni, loro ovviamente erano contenti per la mia scelta perché mi vedevano felice, però insomma non è mai facile per un genitore vedere andare via il proprio figlio, poi io sono la più piccola, via di casa così presto. I miei sono stati dei genitori perfetti sotto quell'aspetto lì. Comunque ai ragazzi che si avvicinano a questo sport dico di praticarlo con tanta passione, con tanto amore, perché se no non si riesce ad andare avanti, perché continuare a seguire sempre su e giù con la riga nera non è facile, soprattutto quando ci sono i momenti di down, però se si ha tanta passione e si fa col cuore quello che è, si fa molto volentieri.
Con Francesca abbiamo parlato di chi è nella fase ascensionale della propria carriera. Con nella fase... Esatto, no, però... Nella seconda maturità, io chiamo la seconda esatto, maturità. Perché esiste, per chi non lo sapesse, una categoria master, sì. A chi è rivolta, come è nata e quali soddisfazioni può dare anche a ex atleti di un certo livello. Sì, ma allora intanto volevo comunque... ringraziare anche il mio socio Alessio Bombardieri, che non è qui ovviamente, che mi ha permesso di creare la società in cui adesso nuoto da master. Bfit Legnano Nuoto, esatto. Il Nuoto Master si è aperto a tutti coloro che volevano approcciare al mondo delle competizioni allenandosi in un modo un pochino più serio rispetto ai corsi di nuoto. Ho fatto una sintesi molto sintetica, mettiamola così. È ovvio che poi questo movimento si è allargato a macchia d'olio in Italia, ma in tutta Europa, perché ovviamente unisce il divertimento, conoscenza di persone, nuove amicizie, trasferte, alla competizione. Questo movimento poi è allargato anche a ex agonisti. Io ne sono un esempio, non volevo tanto approcciare a questa categoria all'inizio, perché comunque un ex agonista vive ancora dei suoi ricordi, però un nuotatore molto nostalgico, nel senso che quando smetti di nuotare, perché quello che raccontava Francesca l'han vissuto, cioè l'ho vissuto un po' anch'io, no? Allenamenti la mattina, palestra, tutti i giorni allenamenti al pomeriggio, quando smetti di nuotare ti dici che è per sempre, poi in verità ti chiama l'amico dopo 2 anni, ti dice dai, vieni a fare la staffetta con me, facciamo un bel tempo, dai, e alla fine ti ritrovi nel giro di un anno a rifare le stesse cose in modo molto più blando, in modo molto più divertenti, perché non è più un lavoro, fra virgolette, un dovere verso te stesso e la squadra per cui nuoti, verso i risultati che devi ottenere, e quindi diventi atleta master. E devo essere sincero, io mi devo ricredere rispetto ai pensieri che ho avuto da quando ho finito la mia carriera agonista. Il mondo master è un mondo veramente bello, sia sotto l'aspetto ludico che sotto l'aspetto della competizione, perché vedi comunque atleti che magari fino al giorno all'anno prima erano in corsi di nuoto semplici, fare dei bei tempi, dei bei miglioramenti, quindi soddisfazione anche per gli allenatori. Che lo fanno veramente soprattutto per passione, gli allenatori. Apro una parentesi sugli allenatori master, oltre che ad essere allenatori devono anche essere un po' psicologi, perché veramente alcune volte si ha a che fare con personaggi che pensano appunto di essere ancora, non lo so, o di essere entrati in un mondo agonistico, e quando magari una gara non va come si aspettano, depressione più totale. Però ovviamente la maggior parte delle persone è divertita, è divertente, e il mondo si sta veramente espandendo, e lo dimostrano anche le gare, l'affluenza alle gare, che è tantissimo. Quindi... Per chi non avesse capito, la storia dell'ex atleta che viene chiamato dentro da un amico è la sua ovviamente, era una piccola nota biografica, e invece sì. Come dicevamo dal 2017 sei dirigente della Bfit Legnano, sì. Sì. Come è nata questa realtà e diciamo così... Per chi volesse approcciarsi magari anche alla categoria master, dove ti può trovare? Sì, allora ci può trovare in via Galvani a Legnano al centro sportivo Bfit. È nata questa realtà quasi per gioco, nel senso che io e Alessio un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto ok, abbiamo dato e abbiamo ricevuto tanto dalla società sportiva in cui stavamo nuotando fino al 2017. Perché non proviamo a costruire una nostra realtà che ha la nostra impronta, la nostra filosofia, il nostro metodo sia di gestione della squadra ma anche dei rapporti umani. E così abbiamo parlato con Ezio Vinco, che è la proprietà del centro sportivo Bfit. Lui era entusiasta ovviamente di quest'idea, anche se ha creato ovviamente non pochi problemi ai clienti del Bfit all'inizio, perché sai, la piscina, i clienti del Bfit all'inizio venivano, facevano il loro nuoto libero, avevano i corsi di acquagym, i loro corsi, e si sono trovati questa macchia nera, perché abbiamo la divisa nera e la cuffia nera che entrava in acqua in certi orari, quindi erano un po' destabilizzati. Però Ezio Vinco è stato veramente molto contento di accoglierci, e da lì è esplosa questa realtà che ci ha portato subito ad arrivare secondi ai campionati italiani nella categoria femminile, e ad avere record italiani e record mondiali nei master, ovviamente grazie agli atleti che hanno creduto nel nostro progetto. E faccio 3 nomi che sono quelli più importanti che abbiamo, che sono tutti ahimè ex atleti agonisti, che però approcciano nel modo giusto al mondo master, come Carla Venice,
che detiene nella nostra squadra il record italiano nei 50, 100 e 200 rana, Enrico Catalano che è stata una stella del nuoto azzurro nei 100 dorso, che fa ancora dei tempi abbastanza bassi, per chi magari ci sta ascoltando e ne sa un pochino di tempi, ha fatto 54 e alto nei 100 dorso, direi che Francesca può confermare ancora un tempo di tutto rispetto. Leonardo Federici detiene record italiani nei 50 delfino, e italiano nei 50 delfino, Garzonio Stefano che è stato anche lui azzurro, nuota con noi, però l'approccio è comunque un approccio positivo, non da atleta agonista. Si divertono, ottengono risultati, si allenano per star bene fisicamente, raggiungere appunto i risultati che vogliono raggiungere, ma la filosofia della nostra squadra è comunque una filosofia goliardica. Quanti atleti ruotano attorno al mondo BFIT Lignano? Adesso siamo 130, siamo tanti, bravo Alessio che è il direttore sportivo alla fine e gestisce bene gli spazi acqua nel centro sportivo. E siamo tanti, abbiamo anche una parte agonistica che in questo momento sta nascendo ovviamente in sordina, piano piano, perché comunque noi guardiamo anche al futuro. È un vostro obiettivo? È un nostro obiettivo, sì, abbiamo alcuni atleti di vari livelli, abbiamo appena creato anche il settore giovanile, dalla scuola nuoto BFIT, che comunque è una scuola nuoto che vanta tanti bambini, quindi insomma la prospettiva c'è. Quando arriverà questa opportunità bisognerà poi a quel punto capire se fare o no degli investimenti, perché poi il mondo nuoto è un mondo che a livello economico è un po' tiranno, quindi per poi avere una società sportiva agonistica bisogna fare i conti con bilanci, soldi, gestione degli atleti, però si vedrà. Per ora ci godiamo il nostro momento, la nostra isoletta felice master e un po' di agonismo, quindi siamo contenti. Perfetto. Ora Matteo, il tuo ruolo è difficile oggi perché comunque hai due rappresentanti del mondo nuoto che... È la vita del pallanuotista, è così, deve, esatto, condividere. Come può uno sport come la pallanuoto riuscire comunque ad accaparrarsi una fetta di ragazzi che poi sono il futuro di questa disciplina, quando hai delle realtà che puntano molto sul nuoto vicine, ecco? Vicine, proprio nella corsia di fianco in realtà, sì, sono disturbati dai palloni che volano, giustamente, magari stanno facendo il tempo, trovano il pallone davanti. Ma come si fa? Si fa banalmente, è un'alternativa. Nel mondo di oggi i ragazzi sono sempre più legati alle cose da fare a casa o agli impegni scolastici o parascolastici vicini alla scuola. In piscina trovano delle alternative, seguire la linea è quello che fanno dai corsi in poi, se non vogliono farlo vogliono iniziare a vedere cosa c'è sopra la vasca, cosa c'è intorno alla riga nera, fanno pallanuoto, ma in realtà basta mettere il pallone. Già nei corsi, quando io vado a selezionare, se possiamo parlare di selezione, i bambini, io gli dico fammi un tuffo tenendo la testa fuori e fammi vedere come prendi il pallone. Ci sono dei bambini che addirittura non sanno fare stil libero, ma sanno fare perfettamente gambe in bicicletta, quindi la testa fuori la tengono in modo incredibile, alzano anche le braccia, gli dico subito guarda sei già un portiere, non devo fare nulla. Prendono il pallone perché magari lanciano già la palla a casa da quando sono piccoli, lo lanciano in modo perfetto, in modi che ancora ho degli atleti che non riescono a fare. Ma non serve granché perché la palla è divertente di per sé, avvicina, aggrega pure anche gruppi, e poi il fatto di condividere uno sport di squadra con i propri amici è sempre una cosa incredibilmente veloce, immediata, da far capire anche ai bimbi più piccoli. Ci sono gli under 10 che chiamano i loro amici per fare delle prove di sabato a Caronno, è bellissimo così. Parliamo, come giustamente diceva Antonio, l'economia è sempre tiranna. A livello di numeri, quante persone portate in piscina con le due realtà di cui fai parte? Allora, ti posso parlare delle due realtà, ma in realtà anche di numeri macro. Okay. Diciamo, siamo sui 60 atleti che pagano tutta la stagione a Caronno, cosa che non era mai successa. A Caronno dall'alba dei tempi si va per trimestri, si rinnova trimestralmente tutte le attività a parte il nuoto agonistico che è appaltato a una società esterna. Bollate quest'anno di trasloco, diciamo, dalla piscina del centro sportivo alla piscina delle scuole, abbiamo comunque, nonostante i lavori in corso eccetera, quasi 60 atleti con delle prove che si barcamenano a seguire la squadra a destra e a sinistra perché vogliono provare, vogliono entrare in questi gruppi, e l'approccio è sicuramente positivo. Dall'altra parte noi abbiamo realtà vicine a queste due piscine che fanno dei numeri spaventosi. Arese arriva a più di 200, Ro ha una scuola giovanile incredibile, fanno due o tre squadre per categoria,
Legnano stessa, ne parlavamo prima, la piscina comunale ha una storia di pallanuoto lunghissima. Certo che poi bisogna fare delle scelte anche a livello economico se seguire l'attività amatoriale o quella agonistica, perché l'agonistica sia come numero di allenamenti, sia come impegno economico per pagare le gare, per pagare gli allenatori, eccetera, è sicuramente più dispendiosa. Perfetto, mi fanno cenno che dobbiamo andare in pubblicità, ma Matteo ho una domanda da farti, quindi ripartiremo proprio con te. Ci vediamo tra pochi attimi. Eccoci tornati per l'ultima parte della terza puntata di Valore Sportivo, te l'avevo promessa, una domanda un po' psicologica, nel senso che spesso si parla di quello che può dare la pallanuoto, o comunque le discipline sportive, ai ragazzi. La cosa che riscontro sempre, quando però affronto l'argomento con un rappresentante del mondo Pallanuoto Italia, il ruolo trasversale di responsabile, allenatore e arbitro. È l'unica disciplina in cui un allenatore passa anche a essere direttore di gara. Quanto ti dà questa possibilità e quanto prima vedevi il direttore magari come un po' una persona che non sempre aiuta i risultati della tua squadra? Allora, mi manca soltanto quella di fare il genitore nel mondo dello sport in realtà, però a breve ci arrivo in realtà. Ti auguri. Complimenti. No, è già nata, semplicemente che non è ancora entrata in piscina se non con me. Allora, Pallanuoto Italia incentiva questo scambio di ruoli, per quanto sia poi difficile magari che gli atleti ti vedano prima come arbitro, poi come allenatore della squadra opposta magari a quella loro, in realtà la cosa è molto positiva, anche i genitori vengono coinvolti a fare segreteria, ma semplicemente perché devono poi conoscere il regolamento, sono costretti a conoscere il regolamento. Come arbitro devo dire che io ho iniziato agli albori del campionato Pallanuoto Italia, non si chiamava neanche così al tempo, e protesto ancora da allenatore perché magari ho la conoscenza del regolamento anche dall'altra parte del bordo vasca e quindi delle decisioni che subisco tra virgolette dalla parte opposta mi viene da non dire vabbè da lamentarmi tra virgolette, ma in realtà la questione della pallanuoto è un po' particolare perché si vede soltanto il 10% di quello che esatto. Succede in acqua, quindi insomma si va un po' anche per presunzione di quello che potrebbe succedere. Due giocatori si allontanano perché, chissà cosa sta succedendo. Poi dall'altra parte arbitro, mi viene molta più empatia nei confronti degli allenatori, tiro fuori il cartellino giallo credo meno di tutti gli altri miei colleghi, forse delle volte anche troppo poco. Il fallo che sanzioni di più? Ma ce ne sono parecchi, non fischio mai sul boa,
Io purtroppo ho questo vizio, mi piace vedere i giocatori che lottano per tenere la posizione e delle volte esagerano. Domenica si stavano quasi picchiando, no beh non è vero in realtà. Delle volte i master però, devo essere onesto, sono molto più nervosi dei giocatori che magari si approcciano nelle categorie giovanili. Quindi il fallo semplice, il classico affondamento, l'affondamento dell'avversario. Perfetto Matteo, hai superato anche il mio momento marzulliano con questa domanda un po' psicologica. Torniamo a Francesca, dobbiamo chiedertelo per forza. Cosa pensi di poter raggiungere nei 100-200 run? Allora, beh, sicuramente è palese che nei 200 run ormai il mio obiettivo sia quello di raggiungere il record italiano. E nei 100 invece è una gara che mi diverte, che non la preparo molto. Quest'anno e l'anno scorso mi sono impegnata di più anche per raggiungere obiettivi un po' più alti nei 200, perché è giusto che sia così. Però è una gara che faccio molto più per divertimento e direi che quest'anno già è andata molto bene, passando di un secondo e tre decimi il mio migliore, quindi adesso punto solo a migliorare ogni volta che li faccio. Anche perché gli amici a casa si chiederanno, terzo titolo italiano a pochissimo dal record, chissà cosa farà questo weekend. Gare, invece dove sei? Ai mercatini. Esatto, quindi anche le nuotatrici hanno un cuore. E, no, a parte gli scherzi, quelli di Riccione era l'ultimo meeting tuo di quest'anno, quindi? No, la prossima settimana avremo la Coppa Brema, che è la fase regionale del campionato nazionale a squadre, che poi speriamo che ci qualificherà. Mercatini permettendo. Sì, no? Ci qualificherà poi alla finale nazionale ad aprile, l'ultimo giorno dei campionati italiani ad aprile. Perfetto, invece caro Antonio, siamo così a fine anno, è anche momento di bilancio, tu sei un po' il professore in questa puntata. Infatti. Però in questo caso fai anche lo scommettitore, sì. Nel senso che Tokyo 2020, devi darci qualche nome? Sì, allora non do i nomi noti perché è troppo semplice, ok? Quindi sono fortunato perché una ce l'abbiamo in studio, quindi io scommetto su Francesca, nel senso che secondo me... questa continua crescita è di buon auspicio per quello che avverrà da qui ai prossimi anni e spero che Buttini faccia la scelta corretta e coerente con quello che serve alla nazionale, anche perché la nazionale adesso avrà bisogno di un ricambio generazionale e quindi ha bisogno di far crescere talenti, che poi talenti è già un talento espresso, non è più potenziale, perché Francesca è una campionessa adesso, non è un potenziale atleta forte che ha fatto un exploit. Ha già dimostrato di essere comunque un atleta di un certo livello. Rimango sempre sulla rana, ma non perché per piacere personale, ma perché credo che lì si concentri molto il potenziale dell'Italia, della nostra Italia, quindi credo molto in Martinenghi nel lato maschile e credo molto anche in Arianna Castiglioni e spero in Sara anche, ovviamente, quindi c'è proprio il mondo della rana che potrebbe dare tanto da qui a 2 anni. È ovvio, bisognerà vedere un po' come si sviluppa anche la crescita di questo stile in nazionale, però io credo molto in questi nomi e in questo ambito. Sul resto, obiettivamente, ci sono già delle certezze che a meno che non avvenga un cataclisma, credo che continueranno ad esserci a Tokyo e nei 2 anni di avvicinamento. Ecco. Perfetto, Matteo, avevo iniziato con te, chiudo con te, siamo sostanzialmente agli sgoccioli della nostra terza puntata. Se devi fare qualche saluto, giustamente, mi sembra più che dovuto. Invece magari un desiderio, esprimi un desiderio in vista del nuovo anno, magari per le due realtà che di fatto gestisci. Beh, parto dall'ultima che mi hai fatto. Il desiderio per i Titans ovviamente che abbiano una loro casa, una loro piscina e che le attività proseguano come sono iniziate bene, con tanta passione, tanta affezione nei confronti degli allenatori e del sistema che abbiamo creato negli anni. Per Caron in realtà spero di riuscire a bissare il campionato che ho fatto l'anno scorso, almeno con una delle due categorie, siamo riusciti a arrivare quinti, come primo anno era veramente incredibile, poi abbiamo vinto anche la Coppa Disciplina, per noi è stato forse più soddisfacente la Coppa Disciplina che altro. Mi auguro di arrivare agli stessi livelli e fare in modo che i ragazzi siano contenti della loro annata. Poi saluto chiaramente a tutti gli amici di Valore Sportivo, vi ringrazio per l'opportunità di far conoscere la pallanuoto. Grazie a te. Invece alla mia destra, così lasciamo Francesca per ultima. Certo, direi di sì. Non puoi rispondere al miglioramento della tua squadra agonistica, visto che l'hai già, sì. L'hai già spesa poco fa. Sì, sì, sì. Un desiderio per la tua Bifi di Legnano? Ma io
che continua a crescere, ma non tanto perché cresce la mia squadra, ma anche perché cresce lo sport nella città che comunque adoro e amo, e comunque si dà lo zero virgola in più in un mondo bellissimo che è il mondo del nuoto. Sono un po' di parte, però mi faccio questo auspicio, insomma, che si possa continuare a crescere dai più piccoli, quindi dai corsi di nuoto, dei bambini più piccoli, che è il futuro, a quella che è già una realtà adesso abbastanza affermata, e quindi questo è l'auspicio che vi faccio. Perfetto, grazie Vittorio, saluti. Grazie, saluto Alessio, il mio socio, ringrazio anch'io voi per l'opportunità che mi avete dato e niente. E chiudiamo con la regina ormai di questa puntata, Francesca. Raccontaci, insomma, a questo punto, non so, un desiderio per l'anno prossimo, levarti Sara Morotti dalle scatole. No, è l'unica che deve restare. No, un desiderio per l'anno prossimo sicuramente è quello di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, io, Sara, con il nostro allenatore, e che si avverino. Saluti? Saluto tutto il centro sportivo Quadri, che è la nostra piscina, e voi vi ringrazio per l'invito, è stato un piacere essere qua. E saluta anche l'allenatore. Saluta anche l'allenatore che è compreso nel esatto. Che è sempre meglio salutare. Ciao Enzo. Perfetto, si conclude così la terza puntata di Valore Sportivo, vi ringraziamo per l'attenzione e alla prossima.